c'è ancora uno schema che ha dato dei frutti, queste famose tre punte, e in certi momenti rimaniamo bloccati ed evidenziamo che siamo in pochi a due. È vero che Muzzi poi si è lamentato anche quando è stato tolto, ma inevitabilmente stavamo subendo l'iniziativa della Cremonese. E devo dire che questo aspetto, se vogliamo avere delle ambizioni, come io sono arrivato a Cagliari con delle ambizioni, dobbiamo sicuramente lavorare e migliorare ancora. La domenica successiva arriva la sconfitta con tre reti al passivo al San Nicola di Bari. Il Cagliari è terz'ultimo in classifica. Pesante sconfitta interna con la Roma di Mazzone. Gara combattutissima a San Siro con il Milan, che la spunta sui rossoblù nonostante la doppietta di Oliveira. I rossoblù vincono la gara interna nei 90 minuti con il Torino. Decide Dario Silva. Nel frattempo è arrivato da Montevideo il fantasista uruguaiano Fabian O'Neill. Il Cagliari si ripete evidenziando importanti progressi al Santeria con l'1-2 di Capitan Piricano che affonda il Napoli. Tante l'età, anche se qualcuno dice che sono un po' rincoglionito, sono abbastanza lucido ancora di ricordare che io distingo sempre i risultati dalle prestazioni, perché accetto sì la critica sul Torino, non accetto per esempio quella con la Lazio, non accetto quella con la Roma, non accetto quella di Milano col Milan, perché siete stati i primi ad elogiare il comportamento della squadra e le occasioni che abbiamo creato. Pareggia a Piacenza, replicando al vantaggio di Caccia con Lulu Oliveira. Cagliari vittorioso in casa con l'Atalanta. E Almenti di Vicenza. È di sicuro il momento migliore degli 8 mesi di lavoro dell'allenatore lombardo nell'isola. Anzi, in quei giorni qualcuno timidamente ritorna a parlare d'Europa attribuendo alle difficoltà di ambientamento i risultati negativi dei primi 3 mesi di lavoro. Per riportare anche i più inguaribili ottimisti alla realtà, arrivano come una tempesta 4 sconfitte consecutive in trasferta, con la costante dei 4 gol al passivo per il Cagliari di quella stagione di errori e di orrori.
sconfitte pesanti ed umilianti che l'11 febbraio del 1996 porteranno alla rottura consensuale tra Cellino e Trapattoni. Non voglio criminalizzare alcuni attaccanti che tutto sommato creano queste chance, creano queste occasioni. Ovviamente con una maggior tranquillità, serenità, probabilmente riusciremo a mettere qualche palla più a rete. L'importante è arrivarci e dopo vedere di sbagliare di meno. Però insomma credo di poter dire che anche qualche gol che abbiamo subito con una prestazione un po' più attenta non dovevamo sicuramente subirli nel modo in cui li abbiamo subiti. Il primo, 4-0, i sardi lo rimediano a San Siro contro l'Inter. Il mattatore con tre reti è un ex, Marco Branca. Noi abbiamo scoperto che la miglior medicina per fare gol è tirare in porta, abbiamo tirato tante volte, per la verità hanno tirato anche loro, ma c'era un Pagliuca strepitoso e non sono riusciti a segnare. La settimana successiva, Fidicano e compagni riescono nell'impresa di perdere al Sant'Elia con la Cenerentola Padova. Pensate, l'11 di Sandreani veniva da 7 sconfitte consecutive. C'hanno ragione, hanno 100.000 ragioni. Perché non ci ha chiesto nulla il pubblico. Ci voleva vedere un po', io non posso neanche dire che non c'è impegno. Così un po' hanno usato un termine che io qui adesso sulla televisione non posso usare. Hanno fatto un mazzo così i nostri difensori per verticalizzare la palla e per andare. Noi non ci andiamo. E non mi posso tutte le volte perdere la voce. Perché hai tolto Rivera? Ho tolto Rivera proprio per muovere un qualcosa. A poco meno di un mese dalla conclusione della sua amara esperienza in Sardegna, il Trap pensa per la prima volta di dimettersi dopo il 4-0 con il Parma al Tardini.